Marco Aurelio Fontana inizia questa nuova avventura con la maglia bianchi, possiamo dire anche un po' di emozione per una squadra che ha fatto la storia del ciclismo e della mountain bike anche in Italia. Sì, che dire, è la verità, nel senso che sono emozionato perché vedo tante persone, perché vedo l'entusiasmo nei volti e in chi lavora con me e in chi in realtà fa solamente il tifo. Quindi secondo me è un binomio molto bello, ma non è solo Fontana Bianchi, ma ci sono tante aziende italiane che lavoreranno assieme a noi. E ad oggi posso dire che abbiamo un ottimo pacchetto, che siamo già secondo me abbastanza veloci e non vedo l'ora di iniziare le corse. Il primo impatto con la nuova squadra, com'è stato? Quanto è servito l'apporto portato da Marco Aurelio Fontana e quanto è servita la Bianchi al tuo fianco? Beh, è chiaro che il mio aiuto serve, nel senso che ho esperienza, ho vissuto delle giornate, delle gare, dei viaggi che secondo me portati in Bianchi, dove chiaramente loro hanno fatto tante gare, hanno fatto tanti viaggi, ma io a livello con un team americano ho visto delle cose che secondo me messe in simbiosi con quello che è stato fatto da Bianchi verranno fuori grandi cose. Loro mi hanno già aiutato veramente tanto perché mi sono venuti incontro e io sono felicissimo di questo e penso che la strada è abbastanza spianata, tocca a noi adesso lavorare sodo, perché il primo impatto con le bici è stato super positivo, col team è stato incredibile, cioè subito un bel vibe, un bel feeling con i ragazzi, con chi ci lavora, quindi sai, per adesso sono, in inglese si dice over the moon, sono veramente veramente gasato, però starà a noi pedalare forte e portare a casa i risultati che servono. Super gasato, grandi aspettative anche da parte degli appassionati. Gli obiettivi di Marco Aurelio Fontana per la stagione 2017 quali sono? Ma è chiaramente, come ha detto anche il presidente, noi faremo tutto il calendario internazionale. Il calendario non cambia in realtà dall'anno scorso a quest'anno, a parte le Olimpiadi. Però proverò fortemente insieme a Stefano a cercare di vincere una delle grandi corse, una Coppa del Mondo, una prova di Coppa del Mondo o comunque il Mondiale, che per me rimane l'obiettivo più importante. Sono cose grandi, è vero, sono risultati importanti, è vero, però noi corriamo per il meglio e daremo il massimo e cercheremo di portare a casa. Ultima domanda, tu sei il faro della squadra elite della Bianchi, ma Bianchi è anche una squadra di giovani. Come Marco Aurelio Fontana si raffronta con questi giovani ragazzi, giovani atleti, e quali consigli dà ai ragazzi che si approcciano a questo sport? Per prima cosa si rivede nei ragazzini, che è una cosa molto bella. L'emozione e la loro voglia di far bene è bellissima per me da percepire. Poi gli darò qualche consiglio, ma sicuramente avranno le loro guide. Io posso dire qualche parola, ma non posso essere quello che dice cosa fare o cosa non fare. Sono contento se mi chiederanno qualcosa. Non me la prenderò se non mi chiederanno niente, quindi spero solo che facciano la loro strada, li vedo belli, sorridenti, contenti e per me è già una vittoria. Chiara Teocchi, la giovane ma ormai veterana in questa squadra della Bianchi, per te è stata una stagione molto importante quella passata, ultimo il campionato europeo di ciclocross, ti affaccia a questo nuovo 2017 con quali aspettative e quali obiettivi? Ma ormai sono 7 anni che faccio parte da questo team, come hai detto tu, sicuramente adesso che comunque sia ho concluso le scuole, comunque sia adesso mi concentro solo sulla bici e sicuramente anche il fatto che Marco sia venuto nel mio team sarà un input ulteriore. Quest'anno spero insomma di migliorare i successi raccolti l'anno scorso e quindi niente, siccome so che anche altri atleti sono all'inizio della stagione, auguro a tutti una buona stagione. Felice Gimondi, partiamo dalla grande novità di questo 2017, arriva alla Bianchi Canterville Marco Aurelio Fontana, immagino per voi un grande orgoglio, una grande emozione e anche grandi aspettative per questo atleta che è un po' il riferimento del movimento. Era già 2 o 3 anni che facevamo la corte Marco Aurelio, però diciamo che grande disponibilità da parte del nostro amministratore non c'era, quest'anno ha allargato un po' le maniche e l'abbiamo preso subito. Anche perché io credo senza dubbio è il leader del fuoristrada, sia ciclocross sia mountain bike, e sicuramente non ci deluderà perché l'ho visto
già il primo incontro in bianchi molto motivato, molto esigente. A me piacciono i corridori esigenti e soprattutto quelli che non hanno paura di nessuno. Sicuramente anche dalle sue parole è emerso che è un corridore molto esigente e anche molto preparato. Penso che possa essere una risorsa non solo per la squadra ma anche per l'azienda Bianchi. Sì, direi che già oggi a presentazione abbiamo visto un mucchio di gente, più degli altri anni, e la sensazione più grossa è che sia merito di Fontana. Però io mi aspetto anche i risultati. E appunto, in tema di risultati, quali sono gli obiettivi del presidente Felice Gimondi per la nuova annata? Gli obiettivi, sai, visto la squadra, visto ormai il livello che siamo arrivati, gli obiettivi fondamentali sono campionato italiano, campionato europeo, campionato del mondo e qualche tappa della Coppa del Mondo. E insomma, obiettivi davvero molto importanti, ma altrettanto importante per la Bianchi da sempre è coltivare anche i giovani talenti, la squadra dei giovani, un qualcosa in cui Bianchi crede da sempre. Sì, io credo che sia indispensabile anche avere un vivaio, soprattutto nei momenti dove sono un po' di carenze. Tieni conto che io, oltre al mio vivaio della Bianchi, ho una squadra di ragazzini e ragazzine dagli 8 ai 12 anni, tutti gli anni con l'oratorio di Sombreno facciamo 38-40 ragazzini, ma no, e la chiamiamo scuola per non esasperarli a dover far per forza l'agonismo. Credo anche un'altra cosa importante, per i genitori il fuoristrada, più andiamo avanti più diventerà importante, perché andare su strada con le macchine che ti superano a 100-120 all'ora è sicuramente molto più pericoloso.